quest'anno è il centenario della nascita di Giorgio Bassani, uno dei più importanti scrittori del Novecento, famosissimo soprattutto per un grande romanzo e per il legame con la sua città, Ferrara, ma autore di tanti libri, spesso legati o ambientati a quella città. Il 4 marzo 1916 nascevo a Ferrara io, Giorgio Bassani, ebreo antifascista. Entro in clandestinità durante il regime, trasferendomi da Ferrara a Firenze e poi a Roma. Sono stato un grande scrittore e narratore. Esordisco nel 1940 con Una città di pianura. Ma il mio più grande successo fu però Il giardino dei Finzi Contini, pubblicato nel 1962. Un racconto di una famiglia borghese ebrea durante la persecuzione razziale. Vittorio De Sica ne farà una trasposizione cinematografica che vincerà l'Oscar come miglior film straniero. Morirò a Roma il 3 aprile 2000. È un periodo che ritorna nel ricordo quasi 20 anni dopo i fatti, durante una gita a Cerveteri. Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Nicole e Alberto, del professore Elman e della signora Olga, e di quanti altri abitavano o come lui frequentavano la casa di Corso Ercole Primo d'Este a Ferrara poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Anche i Finzi Contini sono ispirati a una ricca famiglia ebrea di Ferrara, che ebbe un destino molto simile a quello dei protagonisti del romanzo. Silvio Magrini, presidente della comunità ebraica dal 1930, che morì ad Auschwitz, come la moglie Albertina e figlio Umberto, morto di linfogranuloma. Nel 1942, come Alberto nel romanzo, e la figlia Giuliana, che invece sopravvisse alla guerra e fu sepolta nel cimitero ebraico di Ferrara. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, il protagonista viene cacciato dal circolo di tennis. Alberto e Nicole lo invitano a giocare nel loro giardino, dove c'è un campo frequentato da altri ragazzi ebrei e dal loro amico milanese comunista, Giampiero Malnate, per cui Alberto prova una sorta di venerazione e che il protagonista vede invece come un rivale. Intanto fuori Mussolini si allea con Hitler e scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E le persecuzioni agli ebrei si intensificano e peggiorano. Ma le vite dei quattro ragazzi vanno avanti, custodite dalle mura del giardino, finché non saranno travolte. Come in altre memorie e romanzi successivi sul tema, Bassani descrive la progressiva e silenziosa caduta del fascismo italiano, dalla fine degli anni venti, quando si poteva far finta di niente, illudersi di essere in salvo, fino alla tragedia finale. Ma la bellezza del libro è nei personaggi e nell'atmosfera che li avvolge. Nicole spicca come un fiore grazioso sull'orlo di una catastrofe mondiale. Io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza e a Ferrara e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione. È come se l'avessi addirittura davanti agli occhi la tomba monumentale dei Finzi Contini. Noi siamo il popolo ebreo, un popolo eletto da Dio, ma al tempo stesso da sempre perseguitato. Lo sterminio di noi ebrei d'Europa durò dal 1938 fino al 1945, quando noi detenuti fummo liberati dai campi di concentramento. Ma ancora oggi sentiamo nella nostra vita gli effetti di quella tragedia. Il termine olocausto è inesatto in quanto indica un sacrificio volontario. Esso ha il termine più corretto per indicare la soluzione finale, lo sterminio di noi ebrei. Non si può dimenticare ciò che è stato, non si può dimenticare, non si può cancellare. I cuori e le anime in quei volti, non si può dimenticare, ma ricordare, quello sì. Uno dei luoghi simbolo della ferocia nazista, che portò alla morte 6 milioni del popolo nostro ebreo, tra cui 2 milioni erano zingari, oppositori politici del regime di Hitler. Sono passati 71 anni e l'Europa non può assolutamente dimenticare la pagina di orrore che coinvolge i suoi popoli e che rappresenta una macchia indelebile. Era il 27 gennaio del 1945, quando si aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz.
dopo! C'è nessuno! Sta a vedere che è tutto uno scherzo. Nicole non è capace. Ma te chi sta telefonando? Alberto o Nicole? Nicole. Ma che scherzi stupidi però! Scherzavo! Ma cosa credi? Educata, sai? Educata sì, ma qui non si vede nessuno. C'è nessuno! Devi riconoscerlo. Uno può godere, può essere, può possedere, può passeggiare, può circolare, può essere insomma un cittadino. Di serie C? Di serie C se vuoi, ma resta pur sempre un cittadino che può godere dei diritti fondamentali. Quali? Ce ne sono stati sempre pochi dei diritti e pochi per tutti. Quello che possiamo dire invece è che non siamo stati gli unici ad essere stati perseguitati. Ecco, questo sì. Ma siamo stati zitti quando non toccava a noi. Thank you.
se non mi laureerò. E lui ha detto di no. Sembra che lo si sposerà. E lui non ha capito bene. Ha detto che ci sarà una guerra lunga e dolorosa. Per tutti, mica solo per noi, neri, ma alla fine si concluderà con la vittoria completa delle forze del bene.